Grazie a voi, a parte mi spiegateli perché non ho ancora capito cos'è, capito? Ma sono ancora abituato a faccia a faccia, capito? Il telefono collegarmi, perciò alla fine, no? Ho schicciato così a casa, capito? Ti dico verità. Per il campionato, per le leghe, ecco, questo siamo. No, E non ho poi capito niente, non ho capito niente, ti dico verità, capito? va meglio. C'è anche qualcuno che sta registrando qua, hai capito? A me oggi il finale è piaciuto molto, per dire, capito? Anche, capito? Però, insomma, adesso vediamo perché salite vere non c'era ancora, capito? Speravo con Buco se forse anche volevo risparmiarsi, capito? Dico, Carapaz, come si dice, questi sono scaramucci, capito? Non è, per loro sono cose piccole, capito? Non è, questi sono salettini, sai, capito? Non, un po', diciamo, focherelle piccole, capito? Quando si accende il non è ancora partita vera gara, capito? Per le cose, perché occhio, perché sai, sono distacchi sempre tanti, ma montagne che aspettano, fai svelta a recuperare, capito? Certo. Poi non escluderei ancora da classifica generale, capito? 2 o 3 minuti per montagne che devono fare ancora non è niente, capito? Senti, Madonna, non mi viene in mente io sì, direi comunque che avete c'è capito. qualcosa che Poi è brava. andato fortissimo, ma oggi si è staccato una salita banale, capito? Perciò alla fine, vedi, è un po' strano, capito? Perdevo lo stesso, capito? E ormai, bravo, Io ormai. ormai è molto più veloce come volata, capito? Ma lui l'ha anticipata, capito? Perché arrivare con lui perdeva uguale, capito? Sono specializzato, ho scalatore, capito? Ho cronometro, capito? Cioè, è proprio stato l'aviazione di strada, capito? Ascolti, vuole le gente che vanno sulla strada, le gente piace salite e allora non c'è alternativa, capito? Anche al mullato. Che va da Salova a Aprica, fa Mortirolo, vedrai quante sono persone che vanno su. Cioè, in realtà è quella, capito? Diciamo di giovani. Però, sinceramente, ma non solo Vlasov, in generale non riesco a dire un giovane che potrebbe andare avanti, capito? Perché il ciclismo moderno vedi che ci vanno un periodo, va un mese forte e poi non lo vedi più, capisci? Non è un. Cioè, alla fine, se guardiamo, i primi 10 sono tutti vecchi arrivati ieri, Grass Globe. Cioè, è inutile stare lì, sono tutti sopra 30, capito? Gente, quando facevi professionista, dire casa tua qual è difficile, capito? Perché sei sempre in giro, capito? Non ci sei mai a casa, capito? L'hanno mandata trattore per pulire, capito? L'hanno mandata trattore e l'organizzatore ha detto piuttosto che cadano sassi che voi fermate, capito? Di 10 km prima, poi dicevano non sappiamo se riusciamo a passare perché c'era nevicava ancora sulla Stelvio la mattina, capito? C'era ancora mezzo metro di neve. Oggigiorno, con l'aria che tira negli ultimi anni, Sicuramente non l'avremmo l'avremmo visto visto. in televisione. Sarà io zona che è morta, hai capito? Forte al cronometro, quell'altro andavano bene. Io Folonica ho guadagnato 9 minuti da lui e lì mi sono un po', capito, sì, pareggiata, diciamo, capito? Ragazzi, Cioè, perché se vuoi mangiare riso, vieni qua, ti duro quando capito? In Toscana sono carnivori, fidati. Devi mangiare fiorentine, lì non sono capace di fare riso, capito? Io sono Fantastico. cioè, il mio mondo è molto reale quella, È capito? giusto però, eh? Allora, Eugenio, facciamo la gara. Vabbè, oh, pago poco io il telefonino, capito? Alla fine, collegamenti, se puoi dire quello che vuole, che vai in bicicletta devi fare fatica, non ci sono i balli, capito? Poi, miracoli non esistono. Miracoli puoi guardare un bel film, capito? Quello lì, qualche miracoli non esistono, capito? Se Ok, vuoi senti. vincere devi fare sacrifici, ma anche parecchi, capito? Non è. È sempre Lombardia, però siamo in mezzo Emilia Romagna e Piemonte, capito? Puoi dire che sono brutti, capito? Perché comunque ogni tappa è su bellezza, capito? Non è che poi 19, 18, non mi ricordo adesso. Però comunque tutti i giorni sono belli, capito? Non è che puoi dire che non è bello. Quando c'è Male Rosa. Cioè, è tutta squadra, poi c'è tutti intorno a te, sai, capito? Cioè, sono gasati tutte, capisci? Cercano di mantenere un giorno, capito? Poi quando l'ho preso mi davano giornalisti, mi davano 3 giorni, ma sì, tanto dai, divertiti un paio di giorni, poi vedrai che arriva Miguelon, ci penso lui, capito? Sì. Capito? Così per 10 giorni, dicevano, capito?
praticamente mi dà uno a zero, capito? Mi dà, tu sei in nullità, sei stato fortunato e finito lì. Quella devo perdere, se devo perdere, perdo in montagna, no? Certo. Infatti Folonica, Michelon ha preso 3 minuti, hai capito? Tanto per caso. Per dire, il momento di cronometro andava forte, almeno lì non è difficile che perdeva, capito? Cioè, poi dopo, in quelle Giro d'Italia è stato un spettatore, perché lui è sempre stato a rotta, hai capito? Sì, non è mai fatto lui che sempre attaccava, perché in endurance è sempre stato a rotta, non ha mai fatto niente lui, hai capito? Lui è seguito dietro. Forse sta tornando come una volta, anche adesso, vedendo poco per volta, capito? Ha ragione ancora quelle che corrono più vecchie, capito? Sapere che riso buono, cioè, capito? Per fare riso devi venire dove chi lo produce riso, capito? Oltre Pomalesi che lo fanno vino, come faccio a bere acqua, capito? In fuga quelle davanti, che così quando io lo trovavo dopo loro, capito? Sì, sì, era una grande squadra. Arrivavano i primi 10 anche loro, hai capito? Faccio la fine, non è che le butti via questi qua, capito? Ma no, beh, ma se arriva lo stesso, ma è importante stare bene, ragazzi, non è solo, capito? Sì, sì, assolutamente. Se deve diventare matto, per diventare magro, per perdere 100 grammi non vale la pena, credetemi, hai capito? È importante stare bene con la testa, se ti piace è giusto che lo fai, capisci? Se la camicia è essere odioso, il tuo corpo dice così, c'è un rubinetto, così, fa, stacca così, track, finisci qua, capito? Perché arrivi a un punto che non puoi più dimagrire di più di tanto, hai capito? E quelle certe persone non arrivano, hai capito? La gente vuole essere sempre più magra, capito? Una volta. Vai, te la mando. Allora, ci vuoi venire da noi, che i gemelli toscani non sanno fare risotto, lascia stare toscani risotto. Sanno fare bistecche, ma non sanno fare risotte. Capito? Loro risotto non sanno neanche da che parte. Anni 90, quando tu andavi forte, le squadre ti mandavano da tutte le parti, anche corse di merda, capito? Capito? Perché purtroppo è così, capito? Ti facevano girare come una trottola, capito? Adesso vedi? Adesso ti fanno scegliere corse un po' più importanti e un po' meno, capito? Ma te ti facevano girare tutto il mondo. Io prendevo di più di 100 aerei all'anno, tra circuiti, corse, corsette, tutte robe varie, capito? Sponsor, lui di francesi, corsa non interessava di più di tanto, capito? E già lì, sai, squadra non interessa, resta non interessa, capito? C'è un po' di minifreghismo, capito? Poi dopo, se vuoi fare, vai, perché è obbligato, perché squadre, sai, primi 18. Ma ci sono tanti sponsor che non interessano certi paesi, capito? E automaticamente non impegnano di più di tante, capito? Ti mandano corridori magari perché alla fine è vero che vinci uno, cioè in ciclismo, però se tu non hai squadra non lo vincerai mai, capito? Deve essere un fenomeno per vincere, ti va per culo, capito? Diciamo così. Se non ce l'hai squadra non vincerai mai corso e tappe, capito? E poi ti fanno correre perché tempi anni 90 quando vai forte vogliono tutti, capito? Adesso le danno un po' taglie, capito? Non ti mandano a fare tutto, capito? Ma a tempi ti facevano correre qualsiasi corsa, capito? E però alla fine, sai, fai di qua, fai di là, fai di qua, quando arrivi appuntamento più importante sei già arrivato morto, capito? Okay? Ho fatto 140 corse all'anno, hai capito? 140 Romandie, tornavi qua, dopo la gira Romandie cominciavi, cioè tutti un giorno o due di riposo, capito? Il rapporto duro dipende da testa come sei abituata, capito? Non è quella, capito? Non cambia molto, secondo mio parere, capito? Perché ognuno da lato, dipende come ci senti meglio tu, capito? Quello è il discorso, capito? Non è quello lì. Rapporto duro, il voltaggio, se uno è in difficoltà, non gli frega un cazzo, capito? Rapporto, è una cosa... per me è solo per parlare in televisione, capito? Sì, sì, sì. Lì non conta niente il rapporto, capito? Cioè, capito? Vai, se non vai non ci sono i balli, capito? Porta, perché se le usi duro duro, sì, è logica, sforzi per niente, capito? Dinamica, perché ogni centimetro che tu prendi aria e consumi, capito? Giusto, perché logicamente se vai a discesa cosa vai agile da fare? Consumi di più, capito il discorso? Non è che c'è il rapporto giusto per risparmiare energia che quando arrivi diciamo quando cominciano a distribuire, no? Diciamo qua al momento tiri fuori quelle che ce l'hai, capito? Forme, l'inizio è grande giro, non va bene, capito? È meglio essere crescenti,
è meglio essere crescente che, capito, che top di forma, capito? Ma infatti, ma parliamo un po' del fatto che ho capito, scrivo, perché come pago poco, anche il telefono da batteria non è che molto, capito, le tieni. Ha visto abbastanza tranquilla salire, hai capito? Non è uno che... sofferto, capisce? Controllava, guardava, capita, purtroppo in bicicletta capita che fa parte del gioco, hai capito? Però al momento in salita come vedendo così da occhio, capito? Perché quello è un test con le salite lì, capito? E l'unico che saliva tranquillo è lui, capito? Sembrava che controllava, ha detto il discorso. Che Elenius ha una squadra forte e può, anche se prende male, può anche tenere, capito? La Bahrain non lo vedo tanti gregari, hai capito? Se alla fine se tu prendi merda, se prendi la male, sei nella merda, hai capito? Allora è meglio lasciare lavorare altri e quando arriva un momento giusto, hai capito, approfittare. Come ho fatto io 96, sei fottuto se non hai qualcuno, compagno di squadra che ti aiuta, hai capito? Praticamente si è incastrata da sola, capito? Però quell'etappa lì poteva già vincere, capito? Era già forte dall'inizio, non è? Forte salite, vai peso e volata, capito? Non c'è alternative. Questa è ormai storia, capito? Qualsiasi velocista che prende... Van Aert va forte dappertutto. Van Aert ha vinto su Campi Elisi, ma ha vinto anche sì, ho capito, ma però velocista non è velocista puro, capisci? Si trova lì, tipo Campi Elisi, perde, capito? Cioè, in realtà è quella, capito? Logicamente lui tappe come oggi andrebbe bene, capito? Con Van der Poel, capito? Van der Poel oggi ha giocato a sua carta, ha giocato bene, perché lo sapeva che perdeva volata, perché l'altra è molto più veloce. Si sanno di uno dei corridori le condizioni che c'ha, capito? E cerca di anticipare, capito? Eugenio, cerca cosa ne pensi? Provi. Cosa ne pensi? Provi. Una puntata sul vittorio di tappa, capito? Ma sulla fine, capito? Uh-huh. No, loro gestiscono bene le corse, capito? No, non puoi dire niente. Poi lì anche direttori sportivi, un po' manager, un po' tutto, capisci? Cioè, non è che tu salti, si svegli la mattina, capito? Decidi, no? Si sa, ognuno, diciamo, ha sue possibilità, capito? Cioè, se tu non se ne devi vincere, provi da lontano, capito? È inutile stare lì. Cosa aspetti? Quando distribuisci la torta, ti chiami come vuoi, capito? È bravo, perché è chilometro in fuga. E vinco, se no, no. Ma quale dipende da squadre che decidono, capito? Ma benissimo, se io ho tanti soldi e tanta figa, cosa mi interessa tornare dietro, capito? Cioè, non mi interessa, capito? Sto bene anche lì, allora, capito? L'idea era che quelle, pista coperta, fai quelle che ti pare, capito? Vabbè, ma è normale, perché alla fine sono... competizione, capito? Perché alla fine non è che c'è ognuno, capisco anche l'altra, perché ognuno cerca di vincere, perché ma domani riproviamo, no? Non c'è che domani riproviamo, capito? Però capisco un'alternativa, perché come penso io, pensano anche l'altri. Perché devi vincere tu? Perché devi vincere, capito? Vinci più forte alla fine, in realtà è quello. Logicamente il ciclismo deve essere anche un po' furbizia, perché non è solo tutto forza, capito? Mia amica, ma lui ti cava con tutti. È logico che poi non ti lasciano vincere, capito? Se tu le dici che è cretino tutti, poi ti mandano a fanculo, hai capito? Non mi piace, è brutto, ma non vuol dire che non mi è simpatico, capito? Ma no, ma aspetta. Hai capito il discorso? Sì, però noi non siamo in bicicletta, sembra un tarantolo, hai capito? Però andava forte, non ce li stare lì tanto. Possiamo dire quelle che vuoi. È brutto, però se va forte, cosa vuoi che ti dico? Ha ragione lui, capito? Froome è primo e io con gente quando è grande, è suo stile, di andare in bicicletta. Poi ognuno ha il suo, capito? Da me, per dire, i tempi che lo correvo, c'è anche da me storti gente, capito? Non è che sono tutti perfetti, capito? Luke Leblanc era una gamba più corta, una più lunga, non me ne frega niente, capisci? Non sono uno che giudico una persona, capito? Per quelle cose lì. Poi ognuno che pedale come vuole. Quando vince, ha ragione lui. Puoi fare quello che ti pare, capito? Chi vince ha ragione, capito? Non vedi che voi seguite quelle che fanno professionisti? In realtà è che quella, capito? La usano a porte dure, perché quando sei già aggancio il tubo, capito? Non fai più. E cerca di mettere il rapporto più duro e salvarsi, capito? E basta. Lui. Problema, io l'ho detto lui quando è diventato vecchio, se tu parlavi meno, vincevi di più. Capito? Allora... cosa che hai vinto, se non ce l'hai le palle, non le vinci. Inutile stare lì, capito? Per quanti sono i primi 10 corridori? Sono tutti vecchi, come te, praticamente, capisci?
C'è arrivato Valverde, Pozzovivo, arrivato Nibali, capito? Mm-hmm. Che sono già in quattro fanno 120 anni, capito? Cioè, capito? Cioè, perché spende così tanto, che spende così tanto che non ha un senso, capito? Il momento lì quando attaccano, stare a rotto dopo spendi molto meno, ti recuperi anche, capito? Consumi energie lentamente, capito? Cioè lui non le ha scato, ho capito che non le ha questo progresso, ma le hanno per 50 metri, poi si fermano, capito? Non è che vanno infinite, capito? Perché alla fine lui andrà corso in capo, ti arriva da pagare dopo, capito? Le conta ti presenta, capito? Insomma, nel senso, non c'è niente da dire, cosa c'è da dire? Ho capito, è un momento nero, vabbè, allora cosa dobbiamo giudicare? Giudicare e ammazzare persone, non lo so. Ti ha fatto un nome che, insomma, voglio dire. Sì, ho capito, ma ci sono sempre stati questi momenti che non andavi, hai capito? Non è che c'è sempre a fortuna, capito? Io a 96 giro di Svizzera, Aris si è ritirato, non andava, capito? Andava pienissimo. Però Tour de France ha ammazzato tutti, è meglio ritirarsi tante volte che andare a peggiorare la situazione, capito? Perché non è così semplice, non pagavano quei soldi lì. Potevano dare qualsiasi, cioè alla fine, nel mio parere, capito? È sempre lì, però, non è che lui è lontano, è lì. Terzo, quarto, secondo, capito? Sempre lì, capito? Non c'è niente di capire, il sport è così, capito? Non è che puoi dire così, capito? Logica, allora hanno più resistenza. Il pianista deve fare 40-45 mila chilometri all'anno. Certo. Balli non ci sono, capito? Se tu lo fai meno, non stai neanche in gruppo, capito? In realtà anche quello. Devi fare seguire tutte le diete, devi seguire tutte le cose, capito? C'è un sacrificio della Madonna, capito? E fino a che uno riesce a reggere, va bene, capito? Poi dopo, capito? Secondo me, sai cosa c'è? Lui manca un po' di iniziativa, capito? Perché non l'ho mai visto attaccare. Perché comunque è forte, non è uno che va piano. Però non l'ho mai visto attaccare. È sempre a ruota, sempre lì, nascosta, capito? Non è uno che... arriva sempre con primi, non è che arriva ultima, capito? Però se non prende iniziativa non vince, capito? Logicamente prendi iniziativa e rischi che perdi tutto, capito? Perché la realtà è quella, capito? Guarda che lui suo gran Gloucester, quello lì di quello è arrivato, stava abbastanza tranquillo, hai capito? No, è andato assolutamente bene. Sì. Sì, capito, è andata bene. Anche oggi andava bene, che alla fine non è neanche sua salita quella lì. Capito? Ha tirato un bel pezzo lì in salita. Ha tirato la volata, Eugenio, ha tirato la volata, Puzzo Vivo. Sì, ma sì, a parte volata, sì, in salita ha tirato lui, capito? Cioè, non è come andare a ammazzarsi, capito? Però fai fatica, capisci, a dire che lui no, però è andato forte, capito? C'è tutto da spiegare lui, capito?